Ciao, sono Lorenzo della Waysoft e in questo video ti mostrerò l'utilità di un progetto Twinmotion organizzato in gruppi. Dopo aver importato un modello 3D, cliccando sulla freccia sulla destra viene visualizzata la gerarchia della scena, una finestra che racchiude tutti gli elementi presenti nell'ambiente. In questo caso, quando il modello 3D presenta molti componenti, è estremamente utile suddividere il progetto in gruppi di elementi comuni per semplificare la caratterizzazione dei materiali e visualizzare o nascondere velocemente più componenti con un singolo clic. Raggruppare è molto semplice. Infatti, basta aprire la gerarchia della scena, cliccare col destro del mouse e selezionare New Container. Verrà creata una nuova cartella all'interno della quale posso inserire qualunque componente desideri. Selezionando gli elementi con il tasto Ctrl premuto, attivo la selezione multipla e posso spostare l'intera selezione all'interno del nuovo container. Tutti i componenti nel container adesso possono essere nascosti o isolati interamente. Lo stesso discorso vale anche con gli elementi importati dalla libreria di Twinmotion. Anche qui, una volta caratterizzata la scena, può essere estremamente utile raggruppare all'interno dello stesso container elementi comuni, come ad esempio complementi d'arredo, animali, persone o vegetazione. Infine, ogni container può essere a sua volta diviso in sottogruppi per differenziare maggiormente la selezione. Per altre pillole su Twinmotion, iscriviti al nostro canale YouTube o visita il sito www.waysoft.it.